E ora andiamo al Maradona per Napoli-Parma con Massimo Barchesi. Buonasera, buonasera a tutti, un ringraziamento a Danilo Datri, a Vincenzo Mercadante, alla parte tecnica. È tornato l'entusiasmo tra i tifosi del Napoli dopo la brillante vittoria di una settimana fa 3-0 contro il Bologna, soprattutto dopo un mercato ricchissimo che ha portato alla corte di Antonio Conte tre giocatori fondamentali, in particolare Romelu Lukaku, ovazione autentica poco fa nel momento della sua presentazione. Lukaku che partirà dalla panchina, ha scelto di indossare la maglia numero 11, ma poi applausi ed entusiasmo anche per i due scozzesi McTominay e Gilmar, e come potete sentire in sottofondo c'è grande entusiasmo tra i 50.000 del Maradona, sold out per questa partita. È vero anche che il Napoli deve risolvere la grana Osimhen, il cui trasferimento ieri è saltato all'ultimo momento, è saltata la trattativa con il Chelsea. C'è ancora una possibilità per il trasferimento in Arabia, in quanto lì il mercato chiuderà lunedì, ma intanto Osimhen è fuori rosa ed è fuori anche dalla lista della serie della squadra partenopea. Napoli che però deve fare attenzione questa sera, perché affronta un Parma in grande forma, lo ha dimostrato nelle due gare interne contro la Fiorentina e soprattutto contro il Milan, quest'ultima vinta per 2-1. È una squadra estremamente pericolosa, quella dell'ex Fabio Pecchia, perché Parma è una squadra che agisce prevalentemente in contropiede, ripartenze velocissime dopo un pressing asfissiante, quindi Napoli dovrà fare particolare attenzione da questo punto di vista. In linea nuovamente al Maradona, dove siamo giunti al 17° minuto ed è 0-0 tra Napoli e Parma, ma il Napoli sta soffrendo tantissimo. Nello spazio di 60 secondi il Parma è andato vicinissimo per ben due volte al gol del vantaggio e per due volte ha centrato i legni della porta, difesa da Meret. Attenzione ancora al Parma, minaccioso al limite dell'area di rigore, pallone insidioso, Meret deve uscire, vediamo un po', c'è calcio di rigore per il Parma, intervento irregolare di Meret ai danni di Bonny ed è rigore per il Parma. Rigore per il Parma che sta disputando un momento di partita davvero straordinario. Siamo giunti esattamente al 18° minuto. Dicevo che poco fa il Parma ha sfiorato il gol per due volte con la traversa clamorosa di Kowalski, che era praticamente a tu per tu con Meret, doveva accompagnare il pallone in fondo alla rete. E poi c'è stato il palo colpito ancora dal Parma sull'azione susseguente. Nel frattempo il conciliabolo intorno al direttore di gara, che comunque ha deciso di assegnare il calcio di rigore alla formazione del Parma. Dunque momento delicato già per il Napoli. Vediamo il rigore sul punto di battuta, va Bonny. Siamo giunti esattamente al 18°, ma il Parma sta giocando veramente molto bene. Calcio di rigore dunque in favore del Parma contro Meret, che è lì immobile sulla linea di porta. Vediamo Bonny sul punto di battuta. Rigore dunque per la formazione di Fabio Pecchia, che ha la grande chance di sbloccare il risultato. I fischi della Maradona, breve rincorso, il destro, rete, la rete del Parma che dunque si porta in vantaggio con Bonny. Primo gol in Serie A per il giovane attaccante francese. Napoli 0, Parma 1, siamo al 19° minuto. Napoli che non riesce a reagire, Dennis Mann recupera il pallone su un errore di Oliveira, ancora il talentuoso rumeno affonda, Dennis Mann, area di rigore, occhio che se si porta il pallone sul sinistro può far male, viene chiuso da due giocatori del Napoli che hanno intuito in tempo il pericolo. È un Napoli davvero in grande difficoltà in questo primo tempo, siamo alla metà della prima frazione con Politano che si accentra, poi cambia gioco e va da Kvaratskhelia che può ingaggiare l'uno contro uno con Del Prato, converge Kvaratskhelia al limite, ancora il tacco per Oliveira che va al cross per il colpo di testa di Mazzocchi, pallone bloccato a terra sul secondo palo da Suzuki, palla gol per il Napoli al minuto 24, Napoli 0, Parma 1. Ci trasferiamo di nuovo al Maradona. C'è stata una
un'altra opportunità per il Napoli con una conclusione al volo di Kvaratskhelia, murata da Del Prato. Nuovamente linea a te, Massimo Barchisi. Il Parma sfiora il raddoppio pochissimi secondi fa, un'azione costruita dai due talenti della formazione di Fabio Pecchia, ovvero Mann e Bernabé. Conclusione da fuori da parte dello spagnolo, pallone di poco al lato, occhio al Napoli, Oliveira, limite dell'area, pallone in orizzontale, arriva dalle retrovie e sparacchia altissimo questo pallone totalmente da dimenticare. Politano, opportunità fallita per il Napoli che in un attimo si era riportato nella metà campo avversaria. Il Napoli che ha fatto il Parma della situazione nell'azione precedente, ma Politano ha rovinato tutto con una conclusione altissima, mentre ben più pericolosa quella di Bernabé con pallone che ha sferrato il palo alla sinistra di Meret. Rimessa laterale in favore del Napoli effettuata da Kvaratskhelia, forcing della squadra di Antonio Conte, lato corto dell'area di rigore. Kvaratskhelia si accentra, 1-2, ci prova Kvaratskhelia, Suzuki in tuffo sulla sua sinistra a dire di no a Kvaratskhelia. Palla gol importante per il Napoli, la migliore dall'inizio della partita, è ancora protagonista Kvaratskhelia, ma gran parata di Suzuki che si è tuffato sulla sua sinistra. Linea Napoli. Napoli all'assalto della formazione di Fabio Pecchia, poco fa conclusione di Raspadori da buona posizione murata dai difensori parmensi. Ancora il Napoli con il tentativo sul settore di sinistra, c'è lo scambio con Kvaratskhelia che converge, conclusione Suzuki, ancora respinge la conclusione del georgiano. È praticamente un duello tra Kvaratskhelia e Suzuki questo Napoli-Parma. Napoli che conquista palla a centrocampo, viene messo in movimento Politano lungo il settore di destra, ancora Politano può cambiare gioco e guarda caso va da Kvaratskhelia, perché dal georgiano che sono nati i pericoli per il Parma. Parte il cross, la diagonale eseguita in modo perfetto da Koulibaly a spazzare il pallone in fallo laterale con il pubblico del Maradona che invoca l'ingresso in campo di Romelu Lukaku. Ancora il Napoli con questo pallone filtrato, e Kvaratskhelia, tiro fiacco e centrale, ha cercato di piazzare il pallone con il piatto destro il georgiano, ma stavolta ha impattato malissimo la sfera, un passaggio praticamente per Suzuki, da ottima posizione si divora il gol del pareggio. Kvaratskhelia al 16° della ripresa, è sempre 1-0 Parma. Napoli. Siamo al 20° della ripresa, Napoli 0, Parma 1, è entrato Romelu Lukaku al posto di Raspadori e l'attaccante belga stava per realizzare il gol più veloce della sua carriera. È entrato in campo al minuto 17 al primo pallone toccato dopo appena 10 secondi, splendida la verticalizzazione di Kvaratskhelia per l'ex attaccante di Inter e Roma che si è presentato a tu per tu con Suzuki, ha cercato di superarlo ma il portiere giapponese del Parma è stato bravissimo nel respingere la sua conclusione. Lobotka e Kvaratskhelia sul pallone, grande entusiasmo da Maradona dall'ingresso in campo di Lukaku, palo sulla conclusione sul calcio di punizione battuto da Kvaratskhelia, c'è stato l'intervento sotto misura con pallone che ha colpito il palo da parte di Buongiorno, il forcing è da parte del Napoli che sta cercando di recuperare a tutti i costi una partita molto molto complicata. Napoli. 31° della ripresa, momento importante della partita, sciocchezza di Suzuki che era stato in pratica il migliore del Parma fino a questo momento, bruttissima l'entrata del portiere in un'uscita che c'entrava francamente poco su Neres e secondo cartellino giallo e relativa espulsione per l'estremo difensore del Parma che abbandona il terreno di gioco. Quindi fuori il portiere, espulso Suzuki, sarà difficilissimo per la formazione emiliana resistere agli attacchi del Napoli, anche perché il Parma ha esaurito i cambi e dunque dopo il rosso a Suzuki è stato costretto ad andare in porta un giocatore di movimento ed è Del Prato che ha questo onore e onere al tempo stesso di difendere la porta del Parma con il Napoli tutto all'assalto del Parma. Napoli. 3 minuti al 90°, poi sarà recupero, Napoli 0, Parma 1 con il Napoli che insiste, ci prova, ma la manovra è troppo lenta con il muro del Parma davanti a Del Prato. Lukaku cerca di girarsi, il sinistro intercettato, poi Simeone, l'aggancio del pallone, va giù, rigore, calcio di rigore in favore del Napoli.
e ammonito Del Prato, tra l'altro per proteste. Del Prato che questa partita nemmeno la doveva giocare, è entrato dopo 7 minuti. Dopo 7 minuti al posto dell'infortunato Valeri. Si è già impossessato del pallone Lukaku. Rigore in favore del Napoli al minuto 43 con le proteste da parte dei giocatori del Parma. Ma l'arbitro è stato davvero rapidissimo, Tremolada, nell'indicare il dischetto. Va a rivedere a bordo campo Tremolada dopo l'intervento subito da Simeone, e dunque sarà l'on field review a stabilire se ci sarà rigore o meno, se verrà confermato o se verrà revocato. Tremolada dunque sta visionando il tutto, grandissima apprensione in campo ovviamente per questo finale palpitante, perché qui siamo già, abbiamo superato il 90° da 25 secondi e non si gioca in pratica da 3 minuti. Ecco la decisione di Tremolada, cosa ha deciso? Non è calcio di rigore, non è calcio di rigore, e quindi il Parma resiste. Il Parma resiste ed è sempre in vantaggio per 1-0 sul Napoli. Revocato dunque il rigore che Tremolada aveva in un primo momento assegnato per un intervento subito dal Ciolito Simeone. 11 minuti di recupero nel frattempo. Abbiamo superato il 90° da 1 minuto e 10 secondi e si giocherà ancora per altri 11 minuti con il Parma che è in vantaggio per 1-0 sul Napoli. Napoli che attacca, pallone dentro, Lukaku, sinistra, rete! Ha segnato Romelu Lukaku, pareggio del Napoli al 47° minuto. Big Rom fa subito centro al suo esordio con la maglia del Napoli, un gol alla Lukaku, spalla alla porta, si è girato e con il sinistro ha battuto Del Prato sul secondo palo il pareggio del Napoli al 92° minuto. Napoli 1, Parma 1, Lukaku dunque è revocato il rigore al Napoli per l'intervento di Anfist su Simeone, ma poi quasi all'azione susseguente, un minuto dopo è arrivato il gol del pareggio di Lukaku. L'azione della Lazio di Parma. Napoli in vantaggio, Anghissà di testa, 2-1. 2-1 per il Napoli, esattamente al 51° minuto nel corso della ripresa, e sono tutti in campo i giocatori che erano in panchina di Antonio Conte. 2-1, la ribaltata del Napoli, nuovamente olimpico. Nuovamente la linea a te. È un finale davvero incredibile, palpitante, quello del Maradona con il Napoli che al 51° della ripresa ha ribaltato una partita difficilissima, perché il Parma l'ha giocato in maniera brillante davvero fino alla mezz'ora della ripresa, quando è stata penalizzata dalla sciocchezza del portiere Suzuki, che si è fatto buttare fuori dopo un'uscita assolutamente evitabile e inutile. E da quel momento il Parma chiaramente ha sofferto, e il Napoli, favorito anche dal fatto che Vecchia aveva operato tutti i cambi a sua disposizione, è stato costretto a schierare in porta un giocatore di movimento che è stato Del Prato, e a quel punto c'è stato l'assedio del Napoli che ha prima pareggiato con Lukaku al 47° e poi è arrivato il gol di Anghissà di testa al 51° minuto. 2-1 per il Napoli, un risultato preziosissimo per la formazione di Antonio Conte, e in questo secondo tempo, in questo finale di partita, c'è tutto il Napoli di Antonio Conte. L'ultimo tentativo del Parma che ci prova ora sul settore destro, c'è il cross all'interno dell'area di rigore, attenzione al pallone pericoloso, Almquist, Meretta, miracolo, Meretta, miracolo su Almquist, incredibile, il Parma ad un passo dal pareggio al minuto 60, arriva anche Del Prato, vanno tutti dentro, calcio d'angolo, non finisce più, non finisce più questa partita, miracolo di Meretta su Almquist, incredibile, calcio d'angolo, fischi di paura da parte del Maradona, Bernabé dalla bandierina con il suo mancino meraviglioso, con traiettoria ad uscire, vediamo, sono tutti dentro tranne Koulibaly, in pratica parte il cross, pallone messo fuori, ancora si gioca e l'arbitro vuole far scadere l'ora di gioco, e proprio all'ora esatta
dopo 60 minuti di gioco. Nel corso della ripresa l'arbitro Tremolada decreta la fine di una partita incredibile che il Napoli ha vinto nel recupero, la ribaltata 2-1. Nel primo tempo Bonny su rigore, nella ripresa al 47esimo Lukaku, al 51esimo Anghissà. Studio. Vai Massimo Barchesi con un commento rapido, perché abbiamo veramente sforato qualsiasi limite temporale. È difficilissimo essere rapidissimi nel commento dopo una partita del genere, ma ci proviamo. Napoli in grande difficoltà nel primo tempo, Parma che ne ha approfittato, ha segnato al 19esimo su rigore con Bonny dopo aver colpito una traversa con Kowalski, un palo con lo stesso Bonny. Napoli in difficoltà nella ripresa, ci voleva peso in attacco e allora Conte ha schierato Lukaku, che ha sforato subito il gol del pareggio. Poi la sciocchezza del portiere Suzuki, che è stato espulso per doppia ammonizione in uscita davvero inutile su Neres e brutta, con un intervento irregolare. E da quel momento in poi, con il Parma che aveva esaurito gli cambi e con Del Prato che è stato spedito in porta, giocatore di movimento, assedio del Napoli, e nel recupero la ribaltata alla squadra di Antonio Conte con la rete di Lukaku e con il colpo di testa di Anghissà. Napoli batte Parma 2-1. Ringrazio Danilo Datri e Vincenzo Mercadante alla parte tecnica. Linea definitivamente a Massimiliano Graziani. Grazie a Massimo Barchesi dopo questo tempo che è durato un'ora.